6 principi di difesa contro un coltello. In questo video ti propongo delle linee guida. Nulla sostituisce una buona preparazione, una preparazione seria e con maestri competenti. E di sicuro nulla sostituisce il buon senso. Difendersi contro una persona armata di coltello non è uno scherzo. E molte persone immaginano la difesa personale come qualche magica mossa che una volta presa consente di uscire illesi dalle situazioni più pericolose. La situazione è ovviamente ben diversa e come qualsiasi campo che debba gestire dei contesti dinamici ad alto rischio, i margini di incertezza ci sono sempre, anche con la migliore preparazione. Quindi diciamo che non mi interessa darti e non avrebbe neanche senso darti alcuna tecnica specifica, ma piuttosto secondo me è molto interessante per capire quali sono le dinamiche in gioco, vedere quella che è la problematica passata sotto le lenti della logica. Ognuno dei principi che vado a descrivere aumenta la possibilità di sopravvivenza. Ci sono e ci saranno sempre situazioni in cui nulla funziona né può funzionare, ok? Diciamo che ad una certa distanza, o colti di sorpresa, nemmeno una difesa da pugno è possibile se non ci sono i parametri attraverso i quali la persona possa reagire. I principi che ho selezionato sono 6. I primi 2 riguardano le situazioni di preconflitto. I successivi 3 riguardano le situazioni in cui l'aggressione sta avvenendo e l'ultimo riguarda il post-combattimento, a patto di essere coscienti e poterlo mettere in atto, ovviamente. Coscienti nel senso attivi, non svenuti o, peggio, morti. E sono stati messi in ordine di importanza. Principio numero 1. Mantenere alto il livello di consapevolezza. Questo è il principio più semplice, il più banale, quello che dà maggiori possibilità di successo ed allo stesso tempo il più difficile da mettere in atto. La maggior parte degli attacchi di coltello arrivano inaspettati, non nel senso che all'improvviso compare qualcuno che ti attacca con un coltello alle spalle. Intendo piuttosto che all'interno di una situazione di preconflitto, l'aggredito molto spesso si accorge a posteriori che quei pugni tirati in modo strano sono in verità delle coltellate. Questo ovviamente è un grosso problema, sia perché le prime coltellate vanno a segno, sia perché l'aggressore ha modo di avvicinarsi e ad afferrare, rendendo difficile un'azione difensiva efficace e distanziarsi e tentare una fuga successivamente al primo attacco, intendo. Il primo principio, dunque, in tutte le situazioni di preconflitto, consiste nel prestare attenzione a come si comporta l'aggressore, in particolare a dove tiene le mani. In genere, durante il confronto verbale, le mani sono visibili e usate per sottolineare il fatto di essere pronti a combattere, cercando di intimorire l'avversario. Non è il caso di diventare paranoici, ovviamente, ma se durante una violenta discussione con uno sconosciuto questo si gira di 3/4 e infila una mano in una tasca, potrebbe anche essere che non sia per mostrarvi l'ultimo Pokémon che ha catturato con il gioco sul cellulare. Agire tempestivamente, allontanandosi, dotandosi di un'arma improvvisata, sfruttando l'ambiente circostante per non essere raggiunti e, in alcuni casi, anche attaccando preventivamente, con condizioni di causa ovviamente, sono opzioni che risultano disponibili quando si è consapevoli che una cosa del genere sta per accadere. Principio numero 2. Mantenere la distanza e non farvi afferrare. Non fatevi afferrare. Altro principio semplice e di alta efficacia, banale ma difficile da osservare. Gli atteggiamenti tipici di chi viene ingaggiato in un confronto verbale che può poi portare a un confronto fisico è quello di chiudere la distanza. Si tratta di un atteggiamento molto naturale, ma anche molto rischioso. All'accorciarsi della distanza diminuiscono le possibilità di difesa contro qualsiasi attacco, anche di un semplice pugno, e per una questione di tempi di reazione è facile immaginare che con il coltello le cose si complichino ancora di più. Questo si connette alla necessità dunque di non farsi afferrare. Venire afferrati crea da parte dell'aggressore una connessione con la distanza ideale per poter sferrare i suoi attacchi, oltre al fatto di avere un certo controllo sul corpo della vittima e di conseguenza anche sulle capacità difensive della stessa. Per cui non fatevi afferrare. Principio numero 3. Sfruttare l'ambiente. I primi 2 principi riguardano le situazioni di pre-confronto, ma risultano sempre validi anche nelle successive situazioni, quindi quando il confronto è già avvenuto.
Quindi anche a situazioni di aggressione conclamata, il mantenimento della distanza e non farsi afferrare rimangono come linee guida. Rimarco che queste linee guida riguardano persone comuni che vogliono aumentare il proprio livello di sicurezza. Se parliamo di atleti o esperti di qualche forma di combattimento, le cose cambiano, anche se secondo me non tanto, ma sicuramente dobbiamo inserire anche questa variabile nel computo, ecco. Quindi, connessi ai due principi sopra elencati, c'è lo sfruttare l'ambiente per mantenere la distanza e rendersi meno raggiungibili. Se non potete essere raggiunti, non potete essere colpiti. Questo principio, ma a dire il vero anche i precedenti, fanno spesso storcere il naso a chi vorrebbe entrare in possesso di una qualche tecnica suprema che consenta di combattere alla pari contro un aggressore armato di coltello. Ragazzi, non è uno scontro alla pari ed il livello di rischio è alto. Quindi va ponderata attentamente la nostra azione di difesa personale. Se vogliamo parlare di difesa personale, ovviamente, se vogliamo parlare di film, è tutt'altro. Tutto ciò che fa guadagnare tempo, quindi è utile. Tenersi dietro un tavolo, lanciare degli oggetti, tutto serve per guadagnare istanti preziosi, far sì che magari alcune persone possano intervenire o semplicemente che il vostro aggressore, avendo dei testimoni, decida di volersi dare alla fuga. Così come è molto utile equipaggiarsi con un'arma improvvisata, e infatti lo vediamo adesso. Principio numero 4: se possibile, usare un'arma improvvisata. L'ambiente offre delle armi improvvisate, così come alle volte ciò che ci si porta appresso, come una borsa, uno zaino, può essere utilizzato. Non parliamo di nulla di complicato. La maggior parte dei casi, si ha accesso a oggetti che consentono di ripararsi, come appunto uno zaino. Oppure una sedia, per esempio, e come tali devono essere usati. L'errore tipico è quello di pensare che, visto che ci si è dotati di un'arma, si possa combattere alla pari. Ragazzi, non è un duello tra gladiatori. Lo scopo non è vincere, ma preservare la propria incolumità con meno danni possibile. Ripeto, stiamo parlando di realtà e non di film. Dei distinguo andrebbero fatti per delle situazioni di difesa terza persona, ma vediamo di non allontanarci troppo dallo scopo di questo video. Se si è in possesso di strumenti legalmente detenuti e detenibili per la propria difesa personale, anche quella è un'ottima idea. Ma chiaramente bisogna essere addestrati e essere coscienti che ci si può accedere quando la situazione lo consente. L'avversario non è inerte e quindi nel momento in cui andiamo a mettere la mano in tasca può chiaramente attaccarci. Dobbiamo fare tutto nel migliore dei modi. Principio numero 5: sfruttare i riflessi naturali e avere grande determinazione quando devi reagire. Nello sfortunatissimo evento debba difendere a mani nude e non abbia particolare preparazione, diciamo, vanno sfruttati. I riflessi naturali sono, diciamo, gli unici che entrano in gioco. Se hai una preparazione, li sfrutti per migliorarla, ma altrimenti utilizzi quello che hai. Se si finisce in corpo a corpo, le possibilità di controllare il braccio armato sono basse, soprattutto se non si ha preparazione. È direttamente proporzionale alla propria forza fisica, quindi buona fortuna. Colpire reagendo con grande aggressività può dare ottimi risultati, ma è direttamente connesso a una preparazione specifica, ad una naturale predisposizione, in genere per nulla comune. Sulla base di questo assunto, fate eccezione chiaramente per chi si addestra in modo specifico attraverso situazioni in scenari plausibili con avversari non collaborativi. Una preparazione logica deve dotare la persona con caratteristiche nella media di poche solide tecniche che sfruttino i propri riflessi naturali in protezione e preparino mentalmente a quella che è la durezza dello scontro. Principio numero 6 e ultimo, così chiudiamo. Chiedere aiuto e assistenza. Ebbene sì, se tutto è andato male e sei finito a doverti difendere da una persona armata di coltello, richiedi aiuto e assistenza. Fallo anche se, scusa il gioco di parole, sembra che tutto sia andato bene. In uno stato adrenalinico ci si può accorgere di essere stati feriti troppo tardi. Quindi, nel momento in cui te ne accorgi, devi tamponare la ferita e agire tempestivamente, perché è veramente importante. Quindi, richiedi assistenza, fai chiamare i soccorsi, fatti controllare per eventuali ferite. Se ti trovi a dover chiamare i soccorsi da solo, ricorda che ogni cellulare ormai ha un sistema che consente di attivare il numero di emergenza tramite la pressione ripetuta del tasto di accensione. Cerca di scoprire come funziona prima di trovarti in una situazione a rischio, tipo anche adesso. Sono quelle cose che possono essere utili anche se nessuno magari ti aggriderà mai col coltello.